Dopo le battute iniziali, alla 36esima Cesana Sestriere è arrivata la pioggia che ha stravolto i pronostici e reso avvincente e appassionante l'ottavo round di campionato italiano velocità salita auto storiche e sesto del FIA Historiche Hill Climb Championship. La gara, organizzata dall'Automobile Club Torino, si è svolta nell'affascinante cornice delle Alpi Olimpiche Piemontesi e sui 10,4 km che uniscono Cesana Torinese al Sestriere a quota 2035 metri. Il pubblico è arrivato numeroso anche nella giornata di gara, quando il meteo ha riservato molte incertezze. Il lecchese Emanuele Aralla ha realizzato la migliore prestazione su Dallara F390 Alfa Romeo Formula 3. Il lombardo della Valdelsa Classic Motor Club ha fermato il cronometro sul tempo di 5 minuti 36 secondi e 34 centesimi, vincendo la gara ed il quinto raggruppamento. Il driver di Lecco ha condotto una gara esemplare sulla monoposto del 1990 che cura nella factory di famiglia, con il supporto e l'assistenza della Publimotor. Seconda gara che io faccio, perché la macchina ha debuttato allo Spino 15 giorni fa e lì avevamo già fatto un tempo discreto. Stamattina abbiamo migliorato l'aerodinamica e abbiamo deciso di andare con le gomme, quelle morbidissime, intagliate, cioè quindi non è una intermedia vera, ma è una slick intagliata, è morbidissima. E devo dire che il primo pezzo ho avuto delle grandi difficoltà perché la macchina scivolava da tutte le parti, poi quando ho preso le misure la macchina andava veramente, sì, due o tre rischi grossi li ho presi, però sono contento, non sto dentro, dopo tutta una vita che vengo a Sestriere a correre e cercare di vincere il raggruppamento, fare l'assoluta, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Secondo tempo e successo in quarto raggruppamento per il toscano del Team Italia Uberto Bonucci, che al volante della Osella PA990 BMW ha guadagnato punti preziosi nel tricolore e nell'europeo, malgrado una scelta di gomme azzardata. Una gara lunga 10 km può trovare diverse situazioni. Io sono partito con le gomme intermedie perché pensavo di essere avvantaggiato, invece purtroppo a metà pioveva forte e... Comunque è andata bene lo stesso, 4 decimi bruciano, perché a Siena si dice che il secondo è il primo degli sconfitti, di conseguenza è per quello. Terzo sull'ipotetico podio di gara, Tiberio Nocentini, il fiorentino della Bologna Squadra Corse, che ha vinto il primo raggruppamento sulla Chevron B19 con il motore Cosmot. Devo ringraziare anche Giove Fluvio per questo risultato, ecco. E quindi sono ritornato in testa, sono contento, insomma, penso di come si dice, cercare di portare in fondo quello che ho fatto finora. Anche in secondo raggruppamento successo Porsche per un bravo pilota piemontese come Guido Vivalda, che al volante della Carrera RS non ha lasciato spazio a nessuno. Gina Colotto su Fiat Abarth SE033 con il quarto posto in quinto raggruppamento e prima concorrente su una vettura del gruppo FCA si è aggiudicata l'ambito trofeo Avvocato Giovanni Agnelli. Sotto al podio ideale per pochi decimi di secondo Giuliano Peroni, l'esperto driver e preparatore fiorentino che sulla Martini MK32 era addirittura in vantaggio su tutti nel primo tratto, ma poi ha dovuto mollare per via di una scelta di gomma da asciutto, azzeccata ed efficace all'inizio, ma non per l'ultima e molto bagnata parte di tracciato. Quinto tempo e terzo sul podio delle monoposto il giovane Matteo Aralla, figlio di Emanuele, sulla Formula Renault Europe del 1970, sulla quale il driver ha stravolto tutto poco prima del via per renderla più agile sul bagnato. In quarto raggruppamento, secondo tempo e successo tra le sport nazionali per il milanese Walter Marelli sulla Lucchini SN Alfa Romeo, con cui ha realizzato il settimo tempo in ordine assoluto, prendendo anche qualche rischio sul bagnato. Terzo sul podio di categoria il forte austriaco Son Leitner, protagonista nell'europeo sulla Volkswagen Golf, nono in assoluto davanti al giovane Simone Di Fulvio, che ha pagato la partenza con le gomme da asciutto sulla sua Osella PA990 BMW da 2000 la CC. Direi molto soddisfatto.
Più di così non credo si potesse reagire oggi. Con una prestazione a ridosso dei primi 10 tempi è arrivato il successo di terzo raggruppamento per Mario Massaglia sulla Porsche 935 Turbo in versione Silhouette, curata dal team Balletti, con cui ha preceduto in categoria Giorgio Tessore, vincitore della classe GTS, oltre 2500cc con la Porsche 911, precedendo la gemella di Vincenzo Guerra, autore di una gara molto travagliata per via del fondo umido. Appena sotto al podio il vincitore di classe TC1006 Lorenzo Cocchi, ben coadiuvato dalla Volkswagen Golf GTI. In secondo raggruppamento c'è stato il duello tra il vincitore Vivalda su Porsche Carrera ed il tenace emiliano Giuliano Palmieri, secondo sulla De Tommaso Pantera. Proprio Palmieri non ha fatto in tempo a modificare l'assetto per il bagnato ed ha solo montato le gomme da pioggia, ma non è bastato per attaccare il vertice di raggruppamento, ma è bastato certamente per guadagnare il massimo dei punti tricolori ed europei. Sul podio di categoria Lucio Gigliotti con la Fiat 128 Rally di classe TC1150, complice un fondo ancora asciutto al suo passaggio. Nono e penultimo appuntamento delle tricolore auto storiche a fine agosto sulla montagna pistoiese con la Lima a Betone.